23 interventi per un investimento complessivo di quasi 32.000 euro per combattere il degrado urbano. È questa la ricetta dell'amministrazione comunale di Arezzo per portare avanti la propria battaglia per il recupero delle aree degradate, un cammino che adesso potrebbe passare anche attraverso il progetto di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie, con il quale il Comune di Arezzo parteciperà ad un bando ministeriale. Le zone interessate sono quelle dell'area sud della città che viene divisa dal tracciato ferroviario, ovvero tutte quelle zone che sono a sud della stazione, la zona di Viarno, Saione, San Donato, Pescaiola, nelle quali abbiamo previsto una riqualificazione in senso lato, quindi che si va dai marciapiedi all'illuminazione, alla videosorveglianza, alla riqualificazione del Colle del Pionta, dell'area del mercato ortofrutticolo, fino ad arrivare all'area Lebole. Nella parte a nord invece abbiamo inteso presentare come progettualità la riqualificazione del Parco Ducci, della zona Baldaccio, della piazza della stazione e dei giardini di fronte dell'ex autostazione. Abbiamo presentato anche il progetto per la realizzazione della doppia canna del sottopassaggio alla corrispondenza del parcheggio di via Baldaccio d'Anghiari. Costi e tempistiche di questi interventi? Allora, abbiamo presentato una domanda per un totale lavori quotato circa 30 milioni di euro, abbiamo chiesto un cofinanziamento di 18 che era il limite massimo consentito, quindi 12 milioni di euro sono finanziati da comune e o da privati, mentre gli altri sono quelli che abbiamo chiesto al Ministero di cofinanziare. I tempi sono 60 giorni dal momento della presentazione della domanda, che è avvenuta il 29 agosto, per avere conferma della bontà del nostro operato, quindi che il nostro bando venga accolto positivamente, la nostra partecipazione venga accolta positivamente. Nei 60 giorni successivi dovremo presentare le progettualità, i progetti definitivi.